Normandy, attracco autorizzato. C'è bisogno di mezzi di trasporto? Devo andare all'ospedale. Sì, comandante. Comandante Shepard, ho cercato di contattarti quando ho saputo dell'attacco alla Terra. Non ci sono mai riuscito. Thane, mi fa piacere vederti ancora in forma. La mia malattia uccide lentamente. Con le giuste cure e uno stile di vita adeguato, posso guadagnare qualche anno. Il mio tempo è già scaduto da un pezzo, ovviamente. Mi alleno solo per il gusto di farlo. Cosa ci fai qui? Faccio visita a un amico, Kaidan. È rimasto ferito per proteggermi. Il biotico umano in terapia intensiva. Ho visto i segni di un impianto. Già. Abbiamo parlato. Mi è sembrato un umano a posto. I tuoi nemici potrebbero venire qui a giustiziarlo. Lo sorveglierò io. Ti ringrazio, Thane. La mia vita è quasi giunta al termine. È un buon momento per dimostrarsi generosi. La sindrome di Kepral mi ha costretto ad abbandonare tutti i miei progetti. Sai quanto ti resta da vivere? Ho consultato vari specialisti. Il più attendibile mi ha dato 3 mesi di vita. 9 mesi fa. È un sollievo non dover più rispondere a nessuno. Senza responsabilità né timori. È un ottimo modo per morire. Senti tanto dolore? A volte. Le proteine ossigenanti non si formano correttamente. Sono l'equivalente della vostra emoglobina. Perciò il mio sangue è poco ossigenato. Un continuo senso di spossatezza e formicolii in tutto il corpo. Ma questo è ancora niente. Non riesco a valutare i danni al cervello. Per ora ho solo frequenti giramenti di testa. Ho una nuova missione a bordo della Normandy. Potresti tornarmi utile. Non sono più quello di un tempo. Ho bisogno di cure mediche giornaliere. E sono pronto a scommettere che cercherai di combattere i razziatori. Hai bisogno del meglio. E io non lo sono. Non ti chiedo di lottare contro dei Krogan e spezzargli il collo. Potremmo trovarti delle mansioni più leggere. Ho chiuso con quella parte della mia vita, Shepard. Arriva un momento in cui bisogna lasciarsi alle spalle le guerre e i conflitti. Il mio è già arrivato. Ti auguro ogni bene, Thane. E io a te. Non addolorarti per me. Ho ottimi medici. E mio figlio viene spesso a trovarmi. Potremmo tenerci in contatto via extranet, ora che sei libero. Alla prossima, Shepard. Ehi, Shepard. Se sei qui per fare la Croce Rossina, arrivi tardi. Tra poco potrò uscire. Lieto di sentirlo. Forse lo sai già, ma ho accettato l'offerta di Udine. Spettro Kaidan Alenko. È un bel passo. Sono il secondo spettro umano. Sempre troppo pochi. Udine pensa di organizzare una grande cerimonia nonostante la guerra. Dice che in questo modo daremo una speranza alla gente. Te la caverai benissimo. Già su Eden Prime ho capito che sei una persona speciale. Sei un soldato di valore. Grazie per queste parole. Sono felice. Voglio rendermi utile. Pensavo che potesse interessarti unirti alla Normandy. Sì, ci ho pensato. Come prima cosa, devo uscire da qui, però. Ho delle faccende da risolvere. Ho cercato di individuare le mie vecchie squadre speciali, i miei studenti della divisione biotica. Ci sei riuscito? No, si saranno nascosti, ma riuscirò a trovarli. Se fosse facile riuscirci, allora non sarebbero un granché. Beh, fammi sapere quando ce l'avrai fatta. Abbi cura di te, Spettro Alenko. Anche tu, comandante.
di Cerberus. Gli strazi continuavano a sbucare. Ehi, Bell, ci sei ancora? Ehi, comandante. Gentile da parte tua abbassarti al nostro livello in questi postacci. Perché? Perché mi hai preso? Ehi, ehi, calmati. Niente di personale, Locke. Ah, certo. Allora cosa volevi insinuare? Vedi quei marini? Non sono ufficiali, ma semplici soldati che obbediscono agli ordini. E allora? È tutta la sera che mi offrono da bere. E sai perché? Per lo stesso motivo per cui si sono fatti zitti e seri appena ti hanno visto. Tu non mi sembri affatto intimidito da me. Anzi, potresti essere un po' più deferente. Certo. Ma ho combattuto al tuo fianco. Ti ho visto in azione. Non fraintendermi, sei forte. Forse il numero uno in assoluto. Forse? Ma io so che sei un essere umano. Proprio come me. Loro non lo sanno. No. Wow. Ricordo bene il giorno in cui sei diventato il primo spettro umano. Ti guardavo a bocca aperta, come tutti loro. Ma per loro sei ancora una specie di divinità. Ne ho passate tante, ma sono pur sempre un soldato. Esattamente come loro. Certo, ma loro non ti conoscono. Ragionano solo per sentito dire. Ascolta, vuoi che ti considerino uno di loro, giusto? Forse. Allora offri un giro. Mi piace il tuo modo di ragionare, tenente. Ragazzi! Ehi! Facciamo un bel brindisi al nostro comandante! Offre lui! Alla nostra salute! Siamo i migliori! Ben pochi! E sono tutti morti! Scusa, Shep. Pensavo conoscessi il detto. Grazie per l'avvertimento. Grazie a te per il drink. Quindi ammetti di essere qui legalmente insieme ai tuoi criminali? Sì, e voi dell'SSC ci avete messo solo 3 settimane a capirlo. Non mi importa chi sei. Devi presentarti alla registrazione come tutti gli altri rifugiati. Vieni con... Non credo proprio. Shirk, passami il consigliere Azari. Buongiorno, Aria. Posso fare qualcosa? Mi stanno chiedendo di registrarmi presso l'immigrazione. Ovviamente. Ecco fatto. Cos'altro posso fare per te? No, ti ringrazio. È stato un piacere. Credo che qui abbiamo finito. Ti è piaciuto lo spettacolo, Shepard? Anche sulla cittadella c'è una sola regola, eh? Immagino di sì. Odio questo posto. È così disgustosamente regolamentato. Allora cosa ci fai qui? Cerberus mi ha portato via Omega. L'uomo misterioso è diventato il cattivo numero uno sulla mia lista. Pagherà ogni secondo che sono costretta a trascorrere in questo inferno burocratico. Come ha fatto Cerberus a batterti? Inganno, diversivi, un esercito dannatamente potente. Mi hanno attirato lontano da Omega e mi hanno teso un'imboscata. Mi sono salvata, ma Cerberus aveva già organizzato l'assedio. Quando sono stata pronta per contrattaccare, era ormai impossibile farlo. Almeno sei riuscita a salvarti la pelle. La mia vendetta arriverà presto. Riconquisterò Omega, ma a tempo debito. Sei qui perché ho una proposta da farti. Ti ascolto. Per come la vedo io, se non sconfiggi i razziatori siamo tutti morti. Aiutarti è nel mio interesse. Di preciso cosa mi offri, Aria? Su Omega riuscivo in qualche modo a controllare branco sanguinario Sole Blu ed Eclipse. Ora sono sfuggiti al controllo e questo non è bene.
Riuniscili sotto la mia guida e ti offrirò una forza efficace e priva di scrupoli per la tua guerra. Ho predisposto ogni cosa con i tre gruppi. Ora non ti resta che concludere gli accordi. Arma un criminale e alla prima occasione ti sparerà alle spalle. Hanno già le armi, Shepard. Io farò in modo che le puntino contro i razziatori. Sto cercando di aiutarti. Riflettici con calma. Incontrati con Narl, il mio contatto con il branco sanguinario. Il capo dei Sole Blu è qui sulla cittadella in incognito. Ti sta aspettando. Inoltre ho già un accordo con Jonas Ederis, capo delle Eclipse. Devi solo convincere il tuo amico, il comandante Bailey, a farla uscire di prigione. Ma a quanto pare non conosci Bailey abbastanza bene. Bailey ti rispetta. Prova a convincerlo. Credo che un gruppo di mercenari professionisti valga lo sforzo, no? Nel frattempo sappi che sono di buon umore. Fammi sapere se vorrai parlarmi ancora più tardi. A cosa devo il piacere? Sono qui per parlare del rilascio di Jonas Ederis. Dannazione, anche tu? Qualcuno ha convinto il consiglio a ordinare il suo rilascio. Sto cercando di ritardarlo. Tu che cosa c'entri? Sono informazioni riservate. Un modo gentile per dirmi di farmi gli affari miei. Non lascerò mai uscire quella psicopatica. È una persona instabile, una grave minaccia per gli altri. Cosa le fa credere che sia pazza? Era già una sadica senza scrupoli prima dell'arresto. Ora che è in prigione ha perso completamente il senno. Forse la libertà le gioverà. Non fa che urlare, giorno e notte. Vuole la morte di tutte le sue nemiche Eclipse. La libertà le fornirà solo l'occasione per uccidere. Vorrei vederla e giudicare personalmente. Sarai sicuramente d'accordo con me. Chissà, forse il consiglio ti darà ascolto e annullerà l'ordine. Vai all'avamposto dell'SSC nell'agglomerato. Il mio assistente ti condurrà alla cella di Sederis. Poi chiamami. Ho stabilito un contatto con la cella di Jonas Ederis, comandante. Può usare quel terminale. Grazie. Vorrei parlarle in privato. Certamente. Quando ha finito, usi quella postazione per contattare il comandante Bailey. Chi è che mi spia adesso? Ah, ma bene. Finalmente il servetto di Ari è venuto a tirarmi fuori da qui. Vorrei parlare con te prima di chiedere il tuo rilascio. Cazzate. Devi farlo e basta. E quando uscirò, cadranno molte teste. Te l'assicuro. Hai ucciso un sacco dei miei. Non credere che l'abbia scordato. Fossi in te me ne starei tranquilla, Sederis. Solo quando avrò finito di seppellire le mie vittime. Adoro avere il coltello dalla parte del manico. Perfino qui. Pensa un po', io ho il potere. Davvero? Certo, Zayn, il mio secondo, è un leccapiedi buono a nulla. Se avesse le palle avrebbe preso il potere lasciandomi qui a marcire. Invece non osa sfidarmi, e fa bene. Ora tirami fuori da qui, Shepard. Di a Bailey di rilasciarmi. Bailey, ho visto la Sederis. È una pazza, no? Sarebbe da stupidi farla uscire. È una minaccia. Troverò il modo di risolvere questo problema. Ok, terrà duro finché non avrò tue notizie. Dubita che Sanquari sia reale. I Rune avranno pianeta natale dei Vorus, caduti in mano alle rispettive scadenti. Presto, metti le mani dietro la schiena. Fra poco saranno qui. Di cosa diavolo stai parlando? Krit, il capo del branco sanguinario. Arya gli porta il grande comandante Shepard.
Crit mette su. Lo stiamo attirando allo scoperto, in modo da poterlo eliminare. Non è il modo migliore per cominciare un rapporto d'amicizia. Sta arrivando. Metti le mani dietro la schiena e fagli credere che ti abbia picchiato o qualcosa del genere. Spero che ne valga la pena. Zitto. Ariadilo, che è ancora più potente di quanto Crit si aspettasse. Prima le sue informazioni su come abbordare la cittadella di nascosto. E ora questo. Comandante Shepard, voglio che tu sappia che userò la tua testa come ornamento sulla mia navetta personale. Non avvicinarti, Crit. Dunque, accetti le condizioni di Aria? Certo che sì. Aria potrà usare il branco sanguinario come crede. Non stavo parlando con te, Crit. Grill? Cosa? Hai la mia parola? Ora apri il fuoco! Non lui. Grill prenderà il comando. Aria ha stretto un patto con lui. Sì, sì. Sono l'uomo di Aria, Shepard. Tu hai fatto un favore a me e ora io lo faccio a te. Un consiglio, non provare a fregare Aria. Sono ambizioso, non matto. Ah. Ottimo lavoro, Narl. E grazie per l'arma. Non c'è di che, Shepard. Grill e io faremo sapere ad Aria che è tutto a posto. Arrivo all'hangar d'attracco E24. Alloggi civili d'emergenza. Non potete respingere le persone. Sì che possiamo. Dì ai tuoi amici di togliere la loro nave dall'hangar. Aspetta, per pietà. A bordo c'è la mia famiglia. Falli attraccare, sono pronto a pagare. Non è una questione di soldi. Gli agglomerati sono già strapieni. Non c'è più spazio. Pensa di riuscire a far entrare ancora un po' di persone, ufficiale. E ora chi accidenti vuole... Oh, comandante Shepard. In questo caso vedrò di trovare ancora un po' di spazio. Allora la mia famiglia può passare. Il comandante Shepard garantisce per la tua famiglia. Digli di sbrigarsi. Io... Grazie, comandante. Grazie infinite. Ehi, scusa. Posso sapere il tuo nome? Nessun commento da parte delle autorità locali. I profughi dalle colonie occupate dai razziatori hanno trovato una sistemazione temporanea presso i moli della cittadella. Controlliamo le scorte di Medigel. Sì, signore. Prepariamoci a passare dei guai. Non sono qui per questo, Sein. Voglio solo parlare della liberazione di Jonah Severis. Oh, sei tu che ti occupi di tutto quanto, vero? È stata una mia idea, sai. Aria è venuta da me per ottenere il supporto dell'Eclipse. Mi sto adoperando per far uscire il capo. Sein, dovresti guidare tu l'Eclipse. Eh? Puoi farlo. Lascia Severis dietro le sbarre e concludi tu stesso l'accordo con Aria. Aria sarebbe in posizione dominante. Credi che mi lascerebbe gestire tutto? Non vedo perché no. Bene, bene. Allora il piano sarà questo. Terrò Severis in prigione e chiamerò subito Aria. Molto bene. Accidenti. Aria non scherzava. Il grande comandante Shepard al guinzaglio. Ho i miei motivi per essere qui, Vosk. Ma certo. Comunque dille che la cosa mi ha colpito. Tornando agli affari, ho sempre il mio piccolo problema da risolvere. Sarebbe? C'è un generale Turian, di nome Oraka, che sta mostrando troppo interesse verso i Sole Blu. Mette in difficoltà le nostre attività nel settore. Metterò il mio gruppo a disposizione di Aria non appena Oraka sarà morto. Oraka avrà i suoi motivi per interessarsi a voi. Ci limitiamo a qualche piccola incursione sulle rotte commerciali. Con il benestare di Aria, peraltro.
Oraka è solo un vecchio fossile riemerso dalla pensione per rivivere i suoi giorni gloriosi e giustificare la sua esistenza. La sua scomparsa non avrà alcun effetto sulla guerra, mentre l'appoggio dei Sole Blu... Beh, sai come lavoriamo. Credi davvero che ucciderò un generale Turian? Penso che Arya lo creda, altrimenti perché ti avrebbe mandato qui? Lei conosceva il prezzo. Risolvetevela voi. Oh, a proposito, di ad Arya che aspetto ancora il suo culetto blu nel mio letto. Cosa c'è, Shepard? Arya ha conoscenza di questa storia? Potresti essere più preciso? Darner Vosk si aspetta che uccida il generale Orak. Non mi importa cosa si aspetta Vosk. A lui basta che Orak smetta di ostacolare le sue operazioni. Potresti provare a parlare con Orak per convincerlo a mollare la presa. Se poi non vorrà ascoltarti, chiamami. Risolveremo il problema. Non vedo la differenza. La differenza è che ti sto dando la possibilità di salvargli la vita. Giusto, perché non me l'hai detto tu? Vosk doveva vederti per capire con chi ha a che fare. E poi se vedessi di nuovo quello stronzo fissarmi le tette, credo che lo ammazzerei. A proposito, ha detto... Che andrò a letto con lui? Abbiamo tutti le nostre illusioni. Comandante Shepard. Generale Oraka. Ci siamo conosciuti all'antro di Cora e lei non era in splendida forma. Sì, quando affogavo nell'alcol prima del congedo. Ora sono pulito e di nuovo in servizio. Ho sentito che ha puntato i Sole Blu. Devo fare la mia parte per la cittadella, comandante. I Sole Blu depredano i carichi d'armi dell'SSC. Sono qui affinché non accada più. Quei mercenari mettono a repentaglio le capacità difensive della cittadella, nel caso la guerra arrivasse fin qui. Quando arriverà fin qui? Esistono altri modi per rifornirsi di armi, generale. Crede che non ci abbia già provato? Abbiamo un trafficante d'armi a bordo, ma non vuole vendere la sua merce migliore. I razziatori stanno facendo terra bruciata ovunque e io non posso fermarli. Ma posso fermare i Sole Blu. Vedrò di occuparmene. La ringrazio per l'aiuto. In caso di necessità, ho già elaborato un piano di riserva. Non voglio problemi, comandante. Sono un venditore autorizzato e tutte le mie armi sono legali, capito? Queste sono armi leggere. Dove tieni la merce migliore? Ah, quindi sei al soldo dell'SSC. Ho già avuto da ridire con quel vecchio Turian scontroso. Sì, ho merce migliore, ma non è in vendita. La galassia è in subbuglio e i crediti non varranno più niente quando i razziatori avranno finito. Dove vuoi arrivare esattamente? Ci saranno di sicuro dei superstiti, ma regnerà il caos più totale. Il baratto resterà l'unico tipo di transazione praticabile. Quindi, meglio giocare d'anticipo. Scambierò i miei articoli migliori solo con manufatti di valore. Ma allora, come faccio ad avere i tuoi pezzi da 90? Quel Turian pensava bastasse sbattermi un po' di crediti in faccia. Apprezzo la tua flessibilità. Portami tutti i manufatti rari che trovi mentre cerchi di salvare la galassia. Così sarò ben lieto di rifornire l'SSC con armi di un certo livello. Altrimenti, dovrai accontentarti delle pistole. Ah, di nuovo tu. Mi porti novità? Tieni, ho delle cose per te. Affare fatto, comandante. Parla con il generale Oraka, saprò rendere l'SSC molto felice, vedrai. Benvenuto.
Comandante Shepard, sono appena stato contattato da un trafficante d'armi che fornirà armi d'alta gamma all'SSC. Voleva che lei lo sapesse. A quanto pare ha avuto successo. E lei non avrà più il sole blu tra i piedi. Ora ci concentreremo sulla difesa della cittadella. Non ci restituirà Paladin, ma già qualcosa. Grazie, comandante. Ma guarda che c'è! Ho il controllo del sole blu, del branco sanguinario e dell'eclipse. Quando sarà il momento, li farò combattere. Allora, hai qualcosa in mente? Cosa ho ottenuto di preciso? Un esercito pronto a giocare sporco, a fare cose che delle forze armate regolari non farebbero. I Mech Eclipse e le legioni di Vorcia sono ottimi candidati come avanguardia di qualsiasi offensiva di terra. Tutte cose che valgono il balletto che hai fatto per me. Come intendi riconquistare Omega? Credo che ricorrerò alla violenza. Strapperò Omega dalle manacce avide dell'uomo misterioso. Parleremo più tardi. Ma certo.